Il primo tempo faceva ben sperare, purtroppo quella punizione ci ha un po' tagliato le gambe. Poi i ragazzi erano stati bravi anche a rimettere la partita nei giusti binari. L'errore è stato abbassarsi troppo, abbiamo smesso di giocare da Montevarchi, ci siamo abbassati pensando di portare in fondo il risultato. Questo non ci deve succedere, chiaramente da questo punto di vista si paga l'inesperienza. Purtroppo un campo in quel momento non c'era nemmeno Carpani, che è l'unico elemento un po' di esperienza. La squadra si è abbassata troppo in un batti e ribatti. Abbiamo subito un gol. Chiaro, lasciamo spazio a tante eliminazioni perché nel primo tempo, onestamente, ho visto una squadra per certi versi che si meritava forse anche qualcosa di più di pareggio, però nell'arco dei 90 minuti logicamente si è visto una squadra con uno spessore diverso dal nostro, una qualità diversa, dei giocatori di chiaramente di un'esperienza e di una struttura diversa, e questo un po' si è pagato, ha fatto cambi importanti, è una squadra che ha dei valori veri, probabilmente siamo alla Reggiana, probabilmente fra le migliori, se non le migliori di questo campionato, quindi peccato perché onestamente nel primo tempo abbiamo azzerato tutte queste differenze e abbiamo messo sul campo una qualità simile alla loro. È logico, poi dopo l'efficienza fisica un po' è mancata, abbiamo speso tanto per stare al passo loro, alla fine abbiamo un po' subito troppo per noi, perché noi non siamo abituati a subire, siamo più abituati a attaccare e questo ci ha un po' penalizzati, però nell'arco dei 90 minuti credo che i ragazzi abbiano fatto il possibile per riuscire a avere un risultato giusto, perché alla fine sentivo prima l'allenatore di Pescara dire che hanno sprecato, io non ho contato una parata, che una parata di Rinaldi, quindi hanno fatto un gol su punizione e un gol al 43esimo. Chiaramente nel secondo tempo hanno avuto predominio territoriale, perché è una squadra forte, una squadra che ha grandi valori, grande qualità, noi ci siamo abbassati, hanno avuto più palleggio, siamo andati a prenderli meno alti, lì si è sofferto, ma detto questo Rinaldi non ha fatto una parata nei 90 minuti. Ecco mister, nel secondo tempo i ricambi con l'ingresso di Tinascelli la squadra probabilmente ha iniziato a fare lanci lunghi quando magari doveva giocare più palla a terra. No, ma questo si ritorna a quello che ti ho detto prima, cioè purtroppo la gestione della partita, chiaramente è normale che in dei momenti lascia a desiderare, perché siamo una squadra veramente estremamente giovane per questa categoria, con tutti i ragazzi che si approcciano per la prima volta a questo campionato. È normale, ogni può chiedere anche la gestione dentro la partita. Ci mettiamo impegno, ci mettiamo qualità, ci mettiamo voglia, ci mettiamo passione. Chiaro, l'esperienza ogni si può chiedere, non ce l'hanno. E quindi la gestione della palla, logicamente i centrocampisti loro hanno da questo punto di vista uno spessore diverso e l'hanno fatto vedere. Però, ripeto, alla fine dei 90 minuti usciamo dal campo con delle eliminazioni, sapendo però che abbiamo perso contro una squadra fortissima, che ha una sua identità, che lo fa vedere, che gioca per vincere. Però il primo tempo onestamente tutto questo non si era visto. Le volevo fare due domande brevi. La prima, fosse entrato quel tiro di Amatucci, secondo lei ancora staremmo a parlare di una bella partita se l'Aquila Montevarchi fosse andata in vantaggio? E poi un'altra cosa, come mai quello che avete fatto molto bene nel primo tempo non siete riusciti a farlo nella ripresa più in merito del Pescara, o c'è stato anche un calo se non fisico anche ma se psicologico prima del voto del pareggio? Allora, coi secco, ma non siamo
io non posso sapere, so solo che il primo tempo, ripeto, per certi versi siamo entrati negli spogliatoi con 1-0 per il Pescara, quando onestamente io devo dire che forse ho visto qualcosa in più da parte di Montevarchi. Nel secondo tempo chiaramente abbiamo messo in evidenza le grandissime qualità di Pescara, perché abbiamo cominciato a farli palleggiare, e quando palleggiano sono maestri in questa categoria, perché hanno giocatori che vivono di questo. Chiaramente non siamo stati più alti, non siamo andati più in pressione, ci siamo abbassati, l'abbiamo aspettati e abbiamo fatto il gioco di Pescara lì. Chiaramente in quello ci siamo messi sul pari loro, e noi non possiamo giocare sul pari Pescara, perché da quel punto di vista lì sono troppo più forti.